Buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio primo video sul repertorio per flauto di Johann Sebastian Bach. Oggi vi mostrerò come inserire i fiati nell'allemanda della partita per flauto solo BWV 1013. Naturalmente per fare questo occorrerà un'approfondita analisi su vari fronti che cercherò di esporre nella maniera più chiara possibile. E spero che queste mie osservazioni e conclusioni personali possano essere utili a tutti coloro che si accostano allo studio di questo brano. Ma cominciamo subito con delle informazioni sulla composizione. La partita in La minore per flauto solo rientra nella più ampia produzione barocca di brani per strumento solo, cioè senza la presenza di ulteriori strumenti che eseguono o realizzano la parte del basso continuo. Di questo genere di composizioni troviamo traccia sia nella produzione bachiana, come ad esempio le suite per violino o quelle per violoncello, sia in quelli di altri autori barocchi quali Telemann o Marè. La partita, catalogata BWV 1013, fu composta presumibilmente nel periodo di soggiorno a Köthen ed è giunta fino a noi attraverso un manoscritto redatto da due diversi copisti, databile intorno al 1720, che porta il titolo in francese Solo pour la flûte traversière par Bach. Così come Bach con molta probabilità dedicò le suite per violoncello al gambista Abel, allo stesso modo si suppone che abbia composto la partita per il flautista Johann Freytag, primo flauto della corte di Köthen fino al 1728. Il manoscritto fu poi riportato alla luce da Karl Straube e la prima edizione venne pubblicata nel 1917 dalla casa editrice Peters di Lipsia. Com'è consuetudine nel periodo barocco, la partita si apre con un'allemanda. Questa era in origine una danza tedesca caratterizzata dall'andamento moderato e da una struttura musicale non fissa. Fino a tutto il Cinquecento, tale danza fu composta da due sezioni, ma a volte anche da tre o da quattro, di cui la prima costituiva l'allemanda vera e propria, mentre le altre erano danze dall'andamento più veloce, come il salterello o la quaternaria. All'inizio del Seicento venivano composte allemande in due o tre sezioni, formate da un numero variabile di battute. Alla metà del Seicento, la nuova generazione di compositori abbandona le precedenti strutture, arricchendo l'allemanda di componenti melodico-ritmiche, ed in seguito, divenendo forma stilizzata strumentale, la linea melodica acquista un andamento più libero, conferendo all'allemanda un carattere preludiante. Per tutto il barocco e tardo barocco costituirà la danza stilizzata di apertura della suite. Nel caso delle allemande di Bach possiamo osservare come queste presentino sempre strutture ben definite ed in base a queste essere divise in due gruppi. Al primo gruppo appartengono le allemande che presentano una struttura bipartita con lo stesso numero di battute in entrambe le sezioni e quindi risultano divise a metà o esattamente al centro. Mentre al secondo gruppo appartengono le allemande che presentano sempre una struttura bipartita dove però le due sezioni sono in progressione. Approfondendo l'analisi possiamo osservare che la struttura iniziale, sia nel primo gruppo che nel secondo gruppo, condiziona poi le microstrutture interne della composizione, cioè i periodi, le frasi, le semifrasi e gli incisi, determinando così il fraseggio del brano. Questo schema sarà utile per visualizzare la ripartizione delle allemande di Bach nei due diversi gruppi. Al primo gruppo appartengono le allemande divise in due segmenti uguali, cioè al centro, mentre al secondo gruppo appartengono le allemande divise in due segmenti proporzionati secondo la sezione aurea. Quindi al primo gruppo appartengono le allemande delle suite inglesi per clavicembalo numero 1, 2, 3, 4, 5 e 6, le allemande delle suite francesi per clavicembalo numero 1, 2, 3, 4 e 5, l'allemanda della suite per liuto numero 5, le allemande delle partite per violino solo numero 1, 2 e 3, le allemande delle suite per violoncello solo numero 1, 2, 3 e 5. Al secondo gruppo invece appartengono le allemande delle suite francesi per clavicembalo numero 6, l'allemanda della suite per liuto numero 6, le allemande delle suite per violoncello numero 4 e numero 6 e l'allemanda della partita per flauto solo. L'allemanda della partita si presenta come una struttura musicale bipartita, ben delineata e matematicamente formata da sezioni auree in progressione. Ma cos'è la sezione aurea e come la utilizza Bach nelle sue composizioni? E quali sono le influenze della struttura matematica sull'interpretazione musicale? Queste sono le domande fondamentali a cui vogliamo rispondere. Ma andiamo con ordine e vediamo cos'è la sezione aurea.
sezione aurea, detta anche divina proporzione, è la divisione di un segmento in due parti, A e B, tali che tutto il segmento, A più B, sta alla parte maggiore come la stessa parte maggiore sta alla minore, cioè tutto uno sta al grande come il grande sta al piccolo. Il numero aureo, che si indica con la lettera greca φ, corrisponde a 1,618 ed è la sola cifra che risolve l'equazione A più B sta ad A come A sta a B. Moltissimi architetti, artisti, pittori, scultori, musicisti e matematici di tutti i tempi, come Pitagora, Fidia, Dufay, Fibonacci, Leonardo da Vinci, Botticelli, ancora Brunelleschi, Keplero, Le Corbusier, Debussy, si dedicarono allo studio di tale proporzione, poiché è ritenuta fin dall'antichità simbolo di unitarietà e di armonia, in quanto formula matematica insita nelle forme del creato. Come spirale aurea è presente nelle conchiglie, nelle piante regola la disposizione della crescita delle foglie, spirale fillotassica, nei fiori regola la disposizione dei petali. Nell'uomo è presente nella molecola del DNA, nella coclea dell'orecchio, nelle proporzioni generali di tutto il corpo. Nell'universo si presenta invece come forma di ammassi o di singole galassie. Pertanto la divina proporzione realizzava la simmetria e la euritmia mediante il ripetersi di questo rapporto proporzionale privilegiato. In una progressione di divine proporzioni, ogni parte rappresenta un microcosmo o modello minuscolo di tutto l'insieme, cioè dell'uno. Vediamo adesso come Bach utilizza la sezione aurea per delineare la forma dell'Allemande. Contiamo ogni battuta scritta da Bach e consideriamo quindi le 49 battute che formano l'Allemande come un intero segmento. Effettuiamo l'operazione 49 diviso 1,618 per trovare il punto in cui l'intero segmento si divide in due parti proporzionate secondo la sezione aurea. Otteniamo 30. Troviamo quindi la misura del segmento aureo più piccolo per sottrazione, 49 meno 30 uguale 19. A questo punto sappiamo che i segmenti proporzionati secondo la sezione aurea sono uno di 19 battute, l'altro di 30 battute e che l'insieme di questi due segmenti formano tutta l'allemanda intera di 49 battute. Osserviamo come nello spartito musicale questa prima divisione aurea corrisponde al punto in cui Bach ha diviso l'allemanda in forma bipartita, battuta 19. Sotto quest'ottica il segno di ritornello ha molta importanza durante l'esecuzione, poiché altrimenti questa prima divisione aurea fondamentale per la struttura del brano non risulta molto chiara. Sullo spartito musicale indicherò la sezione aurea con un segno rosso. Consideriamo adesso solo questa prima parte dell'allemanda e ricaviamo con lo stesso procedimento precedente la sezione aurea del segmento di 19 battute. Il risultato sarà due segmenti, uno di 8 battute, l'altro di 11. Poiché stiamo sezionando la parte piccola dell'allemanda, poniamo sempre prima il segmento più piccolo. Segniamo quindi sullo spartito questa nuova divisione aurea, alla fine di battuta 8. Adesso dividiamo ancora in sezione aurea i segmenti di 8 e 11 battute che avevamo ottenuto in precedenza. Le prime 8 battute restano divise in 3 più 5. Segniamo quindi la divisione aurea alla fine di battuta 3. Le 11 seguenti restano invece divise in 5 più 6, quindi segniamo la nuova divisione aurea alla fine di battuta 13. Consideriamo nuovamente le prime 8 battute del brano, che restavano divise in 3 più 5. E dividiamo adesso in sezione aurea le 5 battute rimaste per arrivare alla battuta 8 ed otteniamo 2 più 3. Quindi indichiamo con il segno rosso questa divisione che viene a trovarsi alla fine di battuta 5. Adesso concentriamo la nostra attenzione sulle prime 3 battute per effettuare una ulteriore divisione in due segmenti aurei. Il risultato sarà un segmento di 1 ed un altro di 2 battute. Anche la scrittura musicale suggerisce questa divisione perché presenta una battuta iniziale unica che non si ripeterà più esattamente uguale, a cui seguono invece due battute identiche. Altra cosa molto importante da notare è che la battuta iniziale presenta al suo interno per due volte lo stesso disegno melodico ritmico, pertanto possiamo considerarla internamente divisa in 1 più 1. A questo punto ci troviamo di fronte alla serie di Fibonacci applicata in musica. La serie di Fibonacci è una sequenza numerica scoperta dal matematico Leonardo Fibonacci, nato a Pisa nel 1170 e lì scomparso nel 1240.
In questa serie ogni numero deriva dalla somma dei due precedenti e il loro rapporto è il numero aureo. I numeri della serie sono 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, eccetera. Nell'Allemanda possiamo osservare come la prima battuta presenti i numeri 1 ed 1 della serie. Le due battute uguali che seguono rappresentano il numero 2 della serie e l'insieme di queste battute iniziali il numero 3, in cui cade tra l'altro la divisione aurea, come anche alla fine delle battute 5 ed 8. Torniamo adesso alle ultime 11 battute che concludono la prima parte dell'Allemanda. Come avevamo già detto, esse risultano divise in 5 più 6. Consideriamo le prime 5 e dividiamole secondo la sezione aurea. Otteniamo 2 più 3 battute. Potete vedere il segnetto rosso all'inizio di battuta 11. Ed infine dividiamo ancora le ultime 6 battute che completano la prima parte. Osserviamo adesso la prima parte dell'Allemanda con tutte le divisioni auree fin qui effettuate. Riguardo questa prima parte, possiamo concludere che sia il fraseggio sottinteso armonicamente, sia il fraseggio melodico sono delineati dalla struttura matematica e che quindi i punti in cui inserire i fiati non sono altro che le sezioni auree presenti nel brano. Da un'ulteriore analisi a livello armonico si può notare che i fiati vengono presi in momenti di distensione, in modo tale da non spezzare con un riposo fuori luogo lo slancio prodotto dal movimento armonico. Osserviamo quindi la parte sottintesa del basso nella prima parte dell'Allemanda, per comprendere l'andamento armonico e di conseguenza melodico della composizione. Per la numerazione del basso ho utilizzato il sistema delle funzioni armoniche. Tutti coloro che sono interessati all'approfondimento della seconda parte dell'Allemanda possono chiedere informazioni alla mail o alla pagina Facebook indicate sotto. Adesso eseguirò la prima parte dell'Allemanda per mostrare nella pratica i risultati dell'analisi. Spero che questo video sia stato utile. A presto!